Ciao a tutti ragazzi. Ok, prova suono. Benvenuti in questo video reazione. Perché video reazione? Perché mi andava, caso, così. E niente ragazzi, oggi voglio mostrarvi alcuni tra i video più cringe del web. Voi sapete che le stronzate su internet si indicizzano molto bene, soprattutto le mie, però ci sono alcuni video che fanno 20, 30, 40, 50 milioni di visualizzazioni e non vogliono dire un emerito cazzo. Primi tra tutti Arts and Craft, 5 Minutes Craft, alcuni invece sono quelli che mi stanno attanagliando la home di Facebook e i consigliati di YouTube. Gente che urla. I consigliati di YouTube sono i video dei barbieri che ti danno fuoco ai capelli, belle buono ti mettono una maschera nera, ti strappano i punti neri, ti torturano, con un sottofondo musicale di dubbia provenienza e qualità. Quindi ragazzi, niente, bando alle ciance, iniziamo subito a cringiare nelle ossa con questi video. Primo video ragazzi è blindato corte di capello mascolino Ariel Barbiero. Vediamo subito cosa ha da offrirci. Sempre questi sottofondi musicali dubbi. Bacinos. Lo vedo concentrato al vino, non è che... Lui stoico, lui proprio stoico. Qualcosa mi dice che lo sponsor è Pacinos comunque, ho un'impressione. Pacinos, vabbè, grazie. Oye, ma che gli ha fatto? Madonna santa! Madonna, che mamma mia, mi ha fatto così! Mamma mia! Mi sono tagliato su questo spiro! Ma che cazzo gli stanno facendo? Mamma mia, i capelli arcobaleno, gli hanno fatto i capelli arcobaleno. E basta però, mi stai sul cazzo adesso. Madonna ragazzi, sto sudando. Ma chi gli ha fatto? Aiuti, nella pista delle Hot Wheels in capo il bambino, ma pure lui. A parte che tiene l'airline della fronte che è un quadrato, aiuti, sembra Roblox. È Roblox. Pacinos, fra, l'abbiamo capito. Madonna, ma che faccia tiene questo? Madonna, ma guarda quei capelli, ma sono di marmo, ma tu come cazzo li lavi quei capelli dopo? Cioè ci fisciano i gatti mentre dormi con tutta quella roba che ti sei spruzzato, fra. Ma fammi così, ti prego, mi devi fare così. Ma gli ha fatto una principale. Oh, lo sapevo, io lo sapevo. Mamma mia, mi ha naenato. Sono stato naenato epico stile, ragazzi. Ma perché siete la valigia? No, guagliù, ma che significa? Ma che vuol dire? Tre valigie! Ma lui non se ne fotte proprio, guardate la faccia sua con gli occhiali. Oh no, guagliù, basta, basta, ragazzi. Prossimo video, prossimo video. Ora andremo a vedere invece capello blindato. Quando riesci, tieni un capello blindato, tieni il capello blindato e fate masculinos 2019 los mejores barbieros del mundo. Cazzo! Ma gli sta spruzzando la vernice nera, ma come... Dopo il video di prima non mi sorprende più niente comunque. Però cazzo, frace. Madonna santa. La frase è orribile, sembri Pro Jared però versione fuckboy. E riprendiamo, c'è questo piccolo cambio di inquadratura, potete notare come si è sminchiata la luminosità.
E potete notare anche vicino alla barra di ricerca un bug del software di registrazione, ma è il bello della diretta, ragazzi, quando si hanno i mezzi professionali. E niente, continuiamo con Amazing Fire Haircut, Hairstyles Cutting Hair with Fire, ragazzi, col fuoco. Vai, subito, non vedo l'ora. Passiamo il volume. Bello, vai, vai, fra, voglio prendere piede. Bello. Qua abbiamo l'Ultra Chad pakistano. Abbiamo lui da dietro, è felice di vedere il suo compare che prende piede letteralmente. Attenzione, abbiamo un viso femminile, abbiamo un cuoio capelluto femminile, quindi più resistente, più lungo. Ma sta dando fuoco a un tampone, ragazzi. Sta dando fuoco a un assorbente. Vabbè, sta dando fuoco ai capelli della ragazza con un cazzo di assorbente. Ok. Wow, I like il tag, il watermark. Ma che cazzo sto guardando? Sta prendendo fuoco! This hairdressing is playing with fire! A lot of bounce, you can make any style you want. It doesn't touch your skin. It doesn't do any damage. Se sopravvivi però. Oddio, fra. Con quel sopracciglio che sembra il segno del Majin di Dragon Ball Z. Cazzo, fra, ma sta prendendo fuoco! Sta morendo il cuoio capelluto, zio! Maro! Ma guarda, quello c'è il segno del. C'ha il segno della Hollister. Madonna, ragazzi, non abbiamo intenzione on fire, no one has been burned. Frate, aiuto buona. Madonna, lui com'è felice, zitto, per bruciare vivo. Scia, come si chiama? Come si chiama? Stato fermo. Shafkat Rajput, ragazzi, Shafkat Rajput, buttate rispetto, si è aperto un negozio di queste cose qua col fuoco speciale su Ecole Aminei, un barbiere rinomato, quindi non sfottete a mio cugino Shafkat Rajput che mi prendo collera. Ok, ragazzi, per quest'ultimo video ci troviamo su Facebook, questo contenuto pubblicato da Beauty Pop Plus, metto a schermo intero e ce lo godiamo assieme. Abbiamo sto ragazzo che c'ha dei ricci che io pagherei oro per avere, c'ha una barba foltissima, sono curioso di vedere come lo inguaierà questo barbiere. Vediamo subito, a parte la musica. Beh, non capisco, ma se c'è l'attaccatura dei capelli qua, perché questi figli della merda ti devono tagliare i capelli fino a qua? Perché? Perché? Probabilmente perché un mese dopo ritorni da loro che ti crescono manco la chiavica, qui ti crescono i peli di fica e tu sei costretto a ritornare poi dal barbiere per un taglio una merda tale e quale. Ma guarda che barba che tiene sto figlio di puttana. No uomo, però fra sei un king, guarda là. Guarda come lo sta inguaiando, Madonna santa. Mi sta mettendo. Mi sta spalmando lo smegma, ragazzi. Mi sta mettendo lo smegma in faccia. La ricottina. Beh, fin qui. Cioè, oddio, in realtà non è. Oddio, è lui! No! Ayu l'ha ucciso! L'ha inguaiato! Maro! Fra, sembra una bambola di pezza. Sembra il filtro Instagram. Fra, quella barba è disegnata. Madonna santa, guarda là. È un cerchio perfetto, c'ha una basetta che è un cerchio perfetto. Guardate qua, metà cerchio perfetta questa basetta. Poi quando ti crescono i peli, ti crescono una merda, fra, no, cioè è orribile, ragazzi. Basta, finisce qui perché poi se andiamo più avanti sono altre persone che vabbè, tanto le inguaia tutte quante allo stesso modo. E finiamo qui questa tortura cinese.
siamo tornati al software di registrazione con sempre meno luminosità. E quindi niente ragazzi, questo video reazione finisce qui. Sono 10 minuti o più che vi ha buffato la Waller. Fatemi sapere se volete altri contenuti simili, se volete sentire parlare questa testa di cazzo, che poi tra l'altro con quale presunzione, perché ho criticato i capelli di tutti questi personaggi che io qua tengo, questa curva a serie A Formula 1 che finisce a Trunks di Dragon Ball e qua dietro diventa Sekiro, quindi proprio che ipocrisia. Detto questo, un bacio, microfono e basta. Arrivederci.